Questa è un'altra storia, un altro tema. Noi ripeto, stiamo ricostruendo quello che può essere un confronto, un movimento di truppe, cosa che non avvenne mai qui a Terre del Sole. Vedete, da una parte impegnati leggeri, gli spadaccini, dall'altra parte avvicendarsi a ranghi dei moschettieri, degli archibugieri, e poi al centro invece il push, al centro avete invece il confronto con i picchieri. Questa è la formazione, lo sarà per quasi 200 anni, del terzo, ma non solo del terzo, non terzo, di queste compagnie con armati di diverso modo, di armati sia di armi da polvere da sfuma, armi da fuoco, che in queste lunghe lance che vengono chiamate picche. Ma i due lati, ripeto, non è da dimenticare l'artiglieria, che proprio in questi anni la farà da padrone, sia proprio per la difesa e l'attacco di luoghi fortificati come questa di Terre del Sole. Splendere città ideale rinascimentale, che rientra nei canoni dell'architettura del caso Campanella e della grande visionarietà dei medici. Guardate il fumo, sentite l'odore acre, immaginatevi centinaia di moschetti, cariche ovviamente, molto lunghe, con tempi anche non sicuramente brevi. Vedete che molti moschettieri stanno utilizzando proprio i 12 apostoli, o delle fiaschette, queste capsule che avevano giusta luce di polvere da sparo, piantano nel terreno la forcella per poi poter sostenere al meglio il proprio fucile, per poter palpare visto che era molto pesante. E vedete ancora da ricordare gli amici che arrivano dalla Mitteleuropa oggi, Repubblica Ceca, dall'Ungheria, questi abiti meravigliosi, coloratissimi, ricchissimi, grazie alle